Signore e signori, eccoci qua, ben ritrovati, perché abbiamo un nuovo compleanno. Lui, un uomo tutto d'un pezzo, che è arrivato alla tenera età di 18 anni, tanti anni fa, e stasera festeggia nuovamente il suo compleanno. No, scherzo, ne compie solo 22, pensate un po', e si chiama? Francesco. Francesco! È venuto qua assieme a tutti gli amici a festeggiare, a fare casino. Ecco, ripresa. Comunque, allora, volevamo sapere, Francesco, dici un po' più di te. Allora, che segno zodiacale sei, quindi? Pesce. Pesce, fantastico. Oh, bene, quindi ti piacerà molto l'acqua, nuotare, i paesi caldi. Sì, mi piace l'acqua, mi piace molto il vino. Vabbè, il vino, quello, sicuramente. Tipo, ma grazie. Adesso ti piacerebbe andare alle Hawaii? Scusa, lui è mio fidanzato. Mamma, lui è mio fidanzato, Francesco, anche lui. E a breve gli hanno regalato il viaggio in Spagna, perché in Spagna le coppie gay si possono sposare, così finalmente possono coronare il loro sogno anale. Si può dire? Anale non si può dire, comunque diciamo. Va bene, allora, comunque, detto questo, cosa fai nella vita? Facevo l'avvocato. Mamma sì. Mia, attenzione, perché non lo fai più? E perché hai fatto abbastanza soldi? Perché adesso faccio il mezzo dirigente d'azienda. No, mezzo, attenzione, perché è simio. Hai dovuto anche tu fare la dichiarazione del reddito l'altro giorno? No, ho dovuto leccare tantissimi culi per arrivare dove sono. Bene, ci piace. Però ne vai fiero, giusto? Fierissimo. Vai vedere il movimento di lingua? No. Se anche tu vuoi arrivare in alto in Italia, devi imparare a fare questo. Messaggio promozionale. Sì, allora, grazie. Comunque, dai, detto tutto ciò, complimenti, perché comunque anche insomma, la voglia tutte le volte di chinarci, sta puzza di merda, sono un casino. No, soprattutto quando ti inchino, sai che arriva da dietro. Porca palella, le sorprese. Arriva il superiore d'azienda all'ultimo momento. Mi sto rovinando. Vai, io spero che questo video i tuoi colleghi avranno il piacere di scaricarlo e far vedere a chi di dovere. Assolutamente. Comunque, detto tutto ciò, allora, giochino per te. Noi abbiamo il comment quiz. Se indovini il significato di una parola italiana di uso raro, vinci un free drink. Ok. Ok, sei pronto? Sì. Ho visto che è un avvocato, cosa gli chiediamo a sto avvocato? Visto che è un avvocato, gli possiamo chiedere cosa significa dismnesia. Dismnesia riguarda il ricordo, non è l'amnesia, sarà qualche tipo di confusione di ricordi, ma non più di così non posso. Guarda, andare. Io lo premierei perché fa paura, perché la dismnesia letteralmente è una disfunzione della memoria, quindi ci sei andato veramente veramente vicino. Signori e signori, come si suol dire, piove sempre sul bagnato, è un avvocato, quindi se ne poteva permettere i drink, ma noi ce lo regaliamo lo stesso, perché siamo di parola. Avvocato, un saluto. Grazie. Ciao. Arriva la limonellosi, la limonellosi. Yeah! A chi vedere, giusto, però. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out.